Salve a tutti, questa potrebbe essere l'ultima puntata di questa carriera. Potrebbe arrivare l'esonero, tipo adesso. Aspetta, fammi uscire, voglio vedere. Cosa dice il programma di oggi? Dice questo. Ah, e poi c'è una partita sana, una settimana sana. E poi avremo l'Arsenal Tula. Ok, quindi potrò, diciamo, relativamente giocare con i titolari, diciamo, relativamente. Squadra tutto sommato va bene, al massimo io posto di bravo metterei Stepanov, posto di bravo, poi basta così, al massimo to Granqvist al posto di Montero, cioè metterei, vedrei mettere quelli che possono convenire a livello a, diciamo, di cambio per lo stato di forma eccetera, anche se allora vediamo un po', Beumo, Davide Ignazio e Bischieri, no, allora Montillo lo metto adesso. Si sta scaricando la batteria, benissimo, mi ci voleva anche questa. Allora, quindi io direi Ignazio, perché con Diego Tardelli pure, al massimo Davidashvili, non lo so, Davidashvili, gli altri sono carichi, ragazzi, andiamo così, istruzioni avanzate, direi ancoriamo Ignaziev, poi marcature, direi lui su di lui e lui su di lui, poi a me dispiace Ignazio, ma devo andare ciupo, in questi momenti serve il ciupo, assolutamente sì. Neustadter, c'è qualcuno che te lo toglie perché è giù? Tipo Maslow, esatto. Neustadter, tutto fatto, signori. Andiamo. Dai ragazzi. Eccoci. Pronti per prima partire questa puntata. Una puntata che vedo male. La sto registrando subito dopo quelle precedenti. Sarò sincero, la sto registrando perché temo sia l'ultima. Perché siamo molto vicini all'esonero. Siamo veramente molto vicini all'esonero. Ma credo, sicuramente se non vinciamo, c'è la seria possibilità che ci sono a prescindere anche se vinciamo. Quindi noi intanto vediamo quello che riusciamo a fare. Dai ragazzi. Andiamo anche in attacco così. Perché non abbiamo. Ormai non c'è nulla da perdere. Ormai non abbiamo nulla da perdere. Di là. Passo. Ciupo finalmente! Finalmente! Erano non so quante partite che non segnavo. Finalmente! Il ciupo l'ha messa! Sedicesimo! Il ciupo è sempre il ciupo! Poco da fare, il ciupo è sempre il ciupo! Torniamo a livello di attacco, diciamo, normale. Livello di pressione normale, signori. E adesso, ragazzi, mi raccomando, non buttiamo via. Vi prego, non buttiamola via. Dai ragazzi. In mezzo. Ancora il ciupo, niente. Ma non lì. Cosa? C'è un fallo? Rabiu, Lex. Si è preso il giallo Lex, Rabiu. Ah, così, per tranquillo. Per una rimpatriata in simpatia. Ok.
Ok. Tira! Porca miseria. Ok. Bene. Allora, Davita Sfiri. Cross in mezzo. Ciupo! Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. In mezzo, ciupo, niente. E allora i test, niente, ma porca. Tira al volo e vabbè. Fine. Fine primo tempo, 1-0, gol di Choupo-Moting. Il Choupo, il nostro Choupo, il Choupo. Ah, 4, cioè, 4 tiri a 0. Loro non si sono visti nel, cioè, non hanno fatto un tiro in porta. Non hanno fatto un tiro in porta che sia uno. Cacchio. Possiamo dire che ce lo meritiamo sto vantaggio finalmente, cioè che ci meritiamo sto vantaggio, finalmente siamo in vantaggio. Porca miseria, marcatura uomo, però porca miseria, ci vogliamo. Oh, bravo Stepanov. Bravo Stepanov, vai Stepanov. Oh, dalla, dalla, al ciupo, il ciupo, il ciupo. Ciupo, tira, ciupo, tu tira, io mi auguro di cuore che il nuovo football fitupè, quello che sia. La risposta ai comandi sia più reattiva, perché porca miseria non è possibile. Sto lag assurdo! Meno male. Meno male. Ridaglielo Diego. 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 Diego, c'è nessuno aiutare Diego in mezzo. Niente. Tiro e porca miseria. Quanto temo la beffa, quanto temo la beffa. Di qua. Benissimo, ciupo! Ciupo! Io piango! Io piango! No. No, 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 bravissimi. Sì, ma cioè, prima gli aveva la palla, poi gliela rilascia lì. Bravo, Golubev. Così si fa. Lodiamo un cartellino. Che ne dici? Ecco, grazie. Sai com'è? E insomma. Di qua, perfetto, Davidashvili. Niente. Di Daira, ok, Davita Sfiri, cross in mezzo, giù! No, io, è pazzesco, comunque Choupo è pazzesco come sue opportunità, come ti fiondi sul pallone, incredibile, gli altri sono sempre, cioè c'ho Giroud che teoricamente adesso è un punto overall in meno rispetto a lui. E tipo sparisce letteralmente dalla partita. Lui invece si fa vedere come. Allora. Ok, no, no, no. Ma no. Non così. No. No, Richards! Mamma mia. Dai, 80, dai. Meno male, dai. Dai. Bravo Rizikov. Mamma mia Rizikov. Finita arbitro. Finita. Finita. Prima vittoria in campionato per il Tambov. Finalmente. Contro l'Ufa. Certo con un risicatissimo 1-0. Però l'abbiamo vinta. Però l'abbiamo vinta. Dai. Su. Dai, io non ho fatto cambi, mi sa. Non ho fatto cambi. E questa è un po' una rottura. Ma va bene.
Va bene, va bene, va bene. Ora fra 3 settimane c'è l'altra. Ok, convocazioni. Tutto molto bello, mi chiederanno volte. Capitolo 2. Ok. Non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto. Unghia riuscirà a bissare e vediamo. Golubev, infortunio. All'incirca novembre. Ah, bene. Ottimo, c'ho Golubev infortunato. Benissimo. Benissimo. Io qua cosa mi fate seguire? Chuameni, Chuameni. Beh, cioè, centrocampo sono a posto. Chuameni. Allora andiamo avanti. Sì, queste tanto sono amichevoli, che ce frega. Qatar con l'amichevoli ce ne frega poco. Allora. Alonso selezione, squadra nazionale, va bene, tutto molto bello. Cosa ci dicono qua? Ok, vabbè, convocazioni. Golubev non torna, vero? Golubev non. Golubev. No, Golubev non. Non torna, giusto? Golubev. Golubev non torna dall'infortunio. Allora, prossima partita. Schema di gioco, vediamo un po'. Golubev ce l'ho, vabbè, è non stare per forza di cose là, e vabbè, e lui, vabbè. Allora, gli altri più o meno ci sono. Io, ragazzi, io preferisco a sto punto giocarmela al meglio possibile con i miei. Cerchiamo di salvare la panchina. Poi per il resto, Giroud lo lasciamo in panca. Dovrebbe esserci uno messo un po' meglio, ok. Miller, c'è qualcuno un po' giù di forma? Proprio Sanchez, allora mettiamo Miller. E poi va bene così, poi basta. Andiamo avanti a sta maniera. Sì, andiamo avanti a sta maniera, signore. Arsenal Tula Tambov. Però come al solito mi dimentico le cose importanti. Allora, istruzioni avanzate, ancoraggio, Ignaziev, poi marcature, Granguin su Konev e basta. E poi andiamo, signori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci! Pronti? Per un'altra partita contro un'altra partita, stavamo andando alla altura. Dobbiamo. Cerchiamo di bissare la vittoria della partita precedente. Fondamentalmente per mantenere la panchina. Ecco, cioè in questo momento si sta giocando per cercare di mantenere la panchina. Il che non sarà facile. Comunque, vediamo quello che riusciamo a fare, signori. Dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai, ragazzi. Vabbè. Sì, beh, però è esagerato questo, eh. Dai, un contrasto normale, dai. Che so, dai, ci sta in contrasto. Fallo va bene, ma munizione mi sembra un po' tantino. Ok, qua niente. Sì, però Rizikov, porca miseria, se uscivi quando ho premuto io, a questo avevi la palla in mano. Io non te lo vorrei dire. Ok, di qua. Di là, perfetto, mamma. Bene. Ignazio! Ignazio! No! No! Enzi, ma come cacchio esci, Rizikov? Esci con la curva! Vabbè. Vabbè. Signori. Si va all'attacco per forza di cose. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dai ragazzi. Oh. Poggia di qua. In mezzo. Ignazio, niente. Sì, però Diego, io voglio capire che cacchio fai. Harrington. E c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, Harrington se ne c'è in mezzo a due. Ignaziev! Ignaziev 1-1! E Ale! E dai! Ignaziev! Ignaziev!
Bravo Ignazio, balla gli è arrivata malissimo e, stop, e il stop, lo stop è ancora più brutto del passaggio, ma è riuscito a trasformarlo in gol questo, bene così. Però gli è arrivata malissimo, gli è arrivato troppo forte, la palla gli si è alzata, ta, boh. Bravo, bravo Ignazio. Bravo Ignazio, dai, io mantengo l'attacco, mantengo questo livello d'attacco, signori, voglio andarla a vincere, dobbiamo andarla a vincere. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. No, dai. Oh, no, no. Risikov. Bravo Risikov. Bravo Risikov, dai. Va bene, dai. Ha marcato a uomo. No woman, no cry. No woman, no cry. Bravissimo. Mannolli. Oh, fine primo tempo 1-1. Diciamo che abbiamo reagito. Diciamo che abbiamo reagito bene. C'è un solo tiro in porta. Pensavo di aver fatto meglio in attacco. Però va bene. Va bene. Fa niente. Noi siamo qua. Comunque, proviamo. Dobbiamo provare a giocarcela per bene. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Allora. Sì, però ragazzi, dai, veramente. Ancora. Oh. Dai che è tua. Ce l'hai. Oh. No. Vabbè, oh, a posto, molto sereno, tranquillo. Harrington. Dalla mamma e... Sì, ma però... Vabbè, mamma e dorme, mamma e dorme. Mamma e dorme. Qua. In avanti, ok. Poggio di qua. Vabbè. Calma. L'Arsenal Tula comunque fa girare il pallone a 2000 all'ora. Io mai ho visto l'Arsenal Tula giocare a questa maniera. Calma. Calma, oh, vai che è tua. Niente. Sempre sta cosa che vinci il contrasto, poi si fermano. Io non lo capisco, non lo... Cosa? Calma. Oh, gran questo. Bravo. 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 Via sulla fascia, benissimo. Diego Tardelli, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ok, può girare di qua. Perfetto. Mamma mia. Ignazio. Però. Ignazio, tiro! Tiro! C'hai la palla tra i piedi! Tira! Io premo il quadrato perché non tiri, maledetto! Maledetto! C'hai la palla tra i piedi! Maledetto! 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 Calma. Ok. Vai. No. No. Oh. Oh. Ok. Vabbè. Oh, vabbè, niente. Va benissimo. Ok. Grazie. Vabbè. Di là. Vabbè, io premo il triangolo per darla in profondità, cioè un po' più avanti, e la dai indietro. Io a un certo punto non so che dire, sono spiazzato. Allora, Harrington. Oddio, uno si muovesse come si deve. Diego. Diego. Passare indietro. Ridagliela avanti. Niente. No, ragazzi, qua non si può fare niente. Non si... No. Oh. No, perché lui? Perché lui? Vabbè, ho capito. Allora, calma. Mandavi, mandavi, mandavi. Oh, ok, avanti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Di qua. Davitashvili. Ignazio, niente, non... Ma porca miseria, io... No, devo fare cambi, devo fare cambi. Oh, bravo Salcedo, dai, andiamo a fare sti cambi. Andiamo
Dobbiamo fare cambi. Dobbiamo fare cambi. Dobbiamo fare dei cambi. Allora. Diego Tardelli non ne ha più. Ischierdo. Gnaziev, Davidashvili va bene, ma non lo so. Beumo. Allora. Io, Ignazio. Ciupo. È il momento del ciupo. È il momento del ciupo. Montillo al posto di no, cala la cosa. Va bene così. Con questi due va bene così. Va bene così. Andiamo, Ellington. Di là. Ischierdo, non so perché sei lì, ma va bene lo stesso. Ischierdo, ischierdo, ischierdo. La fascia. Mamma mia, tira. Porca miseria. La ribattuta, i miei dormono sulla ribattuta. Non è possibile, non è possibile. Ok. Dai che, bravissimo, dai. Riparti. E dove sto fallo? Ma veramente? Cosa? Cosa? Ma che stai dicendo? Dove sto fallo? Calma, porca. Calma, calma. No. Schierdo. Perché è a destra di nuovo e schierdo? Oh. Oh, qualcuno ci può andare. Vabbè. Niente, è finita, ragazzi. Signori, mi fa, è finita. È finita qua. Non mi sta. Vabbè. Vabbè, signori, niente. So. È veramente una cosa che non... inconcepibile. Io ripeto, io mi auguro che sui football... aggiustino la reazione ai comandi, perché non è possibile. Vabbè, signore, dai, esonero, dai, avanti, andiamo con questo esonero, chiudiamo qua, per grazia del cielo, per favore, arriviamo a questo esonero, dai. No, ancora no, ancora no, ancora. Signori, Rizikov, ci hanno offerto per Rizikov, ma niente, non glielo daremo mai e poi mai. Anzi, io facciamo una cosa. Rizikov, dov'è? Rizikov, fine trattativa. Contratto gli scade nel 24, rinnova. Può finire superare a 2 anni, ma io facciamo un rinnovino Rizikov e allunga fino al 25, dai, rinnovivo a Rizikov. Ischierdo, fine trattative, ciao. No, non lo vendo. E vabbè, ma tanto. Ora, osservazione, cosa ci osserviamo? Cosa c'è? Diaz, ancora un altro portiere. Basta, Rizikov non si tocca. Rizikov è bandiera. E quindi, signori, anche per oggi è andata così. Forse avremo l'Atalanta. Andremo a Bergamo. Tambo va bene a Bergamo. E vabbè. Saluti quanti voi. E alla prossima. Thank you.